Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento un po' particolare, perché per chi mi seguiva già quando ho aperto questo canale, io ho aperto questo canale quando facevo il terzo superiore, quindi diciamo tanto tempo fa. Adesso sono al terzo anno di università, sono passati 6 anni quasi. Ovviamente non ho mai avuto diciamo una certa continuità nel portare video, tipo ogni settimana, due video a settimana, un video a settimana, così, ma semplicemente perché YouTube è il mio diario, quindi pubblico quando mi va, pubblico perché sento di voler parlare di qualcosa e non perché ho un appuntamento fisso e devo inventarmi un video da pubblicare. E tra questi video del mio passato ci sono tanti spezzoni, in parecchi appunto video in cui parlo dei miei fianchi, che sono stati un problema diciamo costante nella mia adolescenza. Questo perché? Perché io sempre, allora, io ho fatto lo sviluppo molto tardi, a 15 anni, quasi 16, che rispetto alle, cioè in realtà sarebbe l'età giusta, un qualche anno prima, magari 14-15, in realtà però tutte le mie compagne lo avevano fatto anche in quinta elementare, alcune addirittura, e quindi io, avendolo fatto 5 anni dopo, ho sviluppato un corpo da donna tanto tempo dopo rispetto a loro, quindi mi sono sempre sentita diversa, più bambina, più maschietto. Uno, perché odiavo vestirmi in maniera femminile, perché le cose diciamo femminili erano strette, aderenti, scomode, quindi preferivo mettermi tutte così. E lo facevo un po' per comodità, un po' per nascondere i miei difetti fisici, che appunto erano per esempio i fianchi, perché il mio problema era che avevo un corpo rachitico, quindi comunque veramente quasi mi si vedevano le ossa, ma da maschietto, da bimbo, e poi questi fianchi enormi, che però non erano fianchi diciamo dati dal grasso, perché io non sono stata mai grassa nella mia vita e sono stata sempre molto magra, però erano proprio come conformazione ossea, al che appunto mi sono sempre sentita un attimo così, anche a mare mi vergognavo un sacco perché ero tipo così, poi avevo questi fianchi giganti, ero piatta davanti, dietro, sopra, sotto, dentro, fuori, quindi l'unica cosa che si vedevano erano i miei capelli e i miei fianchi a mare. Detto ciò, un'estate mamma ha notato che io avevo un problema alla schiena e praticamente è iniziato insomma lì la mia storia col busto. Ho fatto un video 2 anni fa di cui parlo appunto del busto, della mia esperienza col busto. L'ho dovuto portare un po' di anni e mi ha causato un sacco di problemi diciamo a livello più psicologico che il resto, però ho tenuto tutto dentro e alla fine diciamo che con le mie forze sono riuscita a trovare la mia retta via e insomma a fregarmene del resto, cioè delle persone che comunque magari, capito, un attimino mi prendevano in giro perché avevo il busto, queste cose, e mi sono un po' trascinata dietro queste critiche, questi episodi, insomma, così anche alle superiori, fino a che poi ho acquisito la mia sicurezza e quindi ciao, arrivederci e grazie. Detto ciò, cosa successe quindi? Che io alle medie ho messo il busto, e questo busto era appunto fatto, era di plastica con dietro dei ganci che si chiudevano, e il busto stesso era tipo con un fianco un po' più largo e uno un po' più dritto, quindi era tipo così, e io mi chiedevo sempre il motivo. I miei fianchi erano storti perché io avevo come problema principale anche altri, però come problema principale la scoliosi destra italica, che comporta comunque quasi sempre un dislivello delle spalle oppure dei fianchi. Io ce l'avevo appunto dei fianchi. Fianchi che comunque, oltre che essere larghi, piano piano crescendo mi si stavano anche sortigliando tutti. Quindi uno era molto più largo verso l'esterno, uno invece era più alto ma non tanto largo. E veramente questa cosa mi intrippava la testa, quindi ancora di più usare le tute, ancora di più usare maglioni larghi, insomma mi dava fastidio comunque vedermi sorta, e quindi cercavo di coprire i miei difetti fisici. Ho messo, cosa sbagliata, ho messo il busto e il mio ortopedico mi disse che comunque i fianchi erano appunto il risultato della mia schiena sorta. Allora io ho pensato, quindi dato che mi metto il busto per aggiustarmi la schiena, mi si aggiusteranno anche i fianchi. Purtroppo così non è stato, io ho tenuto il busto per un sacco di tempo, 24 ore su 24, poi l'ho tolto per tenerlo solo la notte, è una prassi diciamo che fanno in quasi tutti i casi, per toglierlo appunto gradualmente. Cosa successe? Che una volta tolto, praticamente mi sono resa conto che i miei fianchi erano peggiorati di gran lunga, cioè erano molto più sorti di prima.
La mia schiena fortunatamente in poco tempo migliorò. Questo perché appunto io ho fatto lo sviluppo tardi e questo ha consentito che la mia schiena, diciamo il mio busto, proprio il busto nel senso non il busto di plastica ma il mio busto, crescesse con il busto di plastica addosso che gli dava la giusta forma, diciamo. E quindi la giusta morfologia della schiena e di tutto, e quindi i miei danni sono stati, diciamo, riparati. Sto usando dei termini un po' per farvi capire bene. Bene, però ovviamente dovrei usare dei termini scientifici un po' più appropriati, ma non mi sembra il caso perché alla fine questo è un video così non di informazione medica o scientifica, ma di intrattenimento e di, non lo so, come se fosse un racconto della mia vita. E quindi praticamente cosa successe? Che una volta tolto il busto avevo questi fianchi stortissimi. In più, qualche mese dopo iniziò a uscirmi anche una specie di bozzo a questa altezza, che piano piano col tempo mi è migliorato, ma comunque essendo appunto molto magra si vede al mare, per esempio, che quando mi poggio sull'asciugamano, anche in piedi si vede comunque, però ovviamente a maggior ragione se sono coricata, che qui appunto ho una cosa che mi esce un pochino di fuori. È una cosa piccola ovviamente, però al tempo si vedeva molto di più, vi parlo tipo di 7-8 anni fa, si vedeva molto molto di più. E allora tipo mi facevo i complessi, ma se ho messo il busto perché sono storta, perché sono qui, perché sono lì, ed era una cosa che mi tartassava veramente la testa. E quindi le persone mi chiedevano sempre: ma perché i fianchi così, ma perché i fianchi così? Ragazzi, io ce l'avevo dalla nascita in quel modo, il busto me li ha peggiorati. Scusate se mi si è cambiata l'inquadratura, ma mi si era scaricata la reflex. Comunque dicevo che appunto tutti mi chiedevano perché avessi i fianchi in quel modo, e nemmeno io lo sapevo onestamente, erano storti, punto e basta. Anche se la mia schiena era guarita, aveva accentuato appunto di più il fatto dei fianchi storti. Cosa successe? Che piano piano io acquisi un corpo un po' più femminile, un po' più da donna, quindi iniziai a mettere su del sedere, del seno, e in più presi una conformazione un po' più femminile. Questo mi graziò, perché riempiendo comunque un po' più il seno e il sedere e avendo delle cosce non più da bambino di 10 anni ma da ragazza, per quanto io sia comunque rimasta molto magra sempre, i fianchi si, diciamo, nascondevano grazie a queste proporzioni che avevo da vestita. Ovviamente al mare no, ancora si vedeva questo dislivello incredibile, che però era sicuramente migliorato rispetto magari all'anno prima. Questo vi parlo tipo del secondo o terzo superiore, proprio all'inizio del mio canale YouTube, fra l'altro, perché avevo proprio bisogno di raccontare. E quindi ho aperto il canale YouTube anche per tutti questi problemi che avevo avuto. Una volta tolto il booster, cioè rendendomi conto che i miei fianchi erano ancora più storti di quando lo avevo messo, insomma, mi è preso un po' la paranoia. Però c'è da dire una cosa, che subito dopo, io adesso vi racconterò proprio quello che ho fatto, ma in realtà non so cos'è stato che mi ha reso i fianchi normali, anche se poi vi farò vedere allo specchio che in realtà, cioè, vabbè, poi vi spiegherò una cosa strana di me e dei miei fianchi. Comunque, a parte questo, ho fatto un anno e mezzo di nuoto tra virgolette agonistico, nel senso che proprio nuotavo potente 3 volte a settimana per circa 2 ore, e questo mi ha rinforzato tantissimo gli addominali. Penso che abbia aiutato molto questo. Ora non sono esatta, anche i dorsali, tanto anche i dorsali, e mi ha appunto allargato ancora di più le spalle, cosa fondamentale per rendere appunto il corpo più armonioso. Perché un conto è che sono le spalle, cioè avere le spalle così piccole e poi i fianchi larghi, un conto avere delle spalle comunque più larghe che partono così, poi i fianchi larghi, insomma un po' più tutto bilanciato. Insieme a quello io nuotavo molto d'estate, insieme a quello facevo molta attività fisica d'estate, nel senso non palestra, però andavo sugli scogli, mi arrampicavo, andavo sugli alberi, mi arrampicavo sugli alberi, correvo in spiaggia, giocavo a pallanuoto, non a livello agonistico, nel senso con i miei amici in acqua giocavamo così, e correvamo un po', veramente non stavo mai ferma. Questo ovviamente solo in estate, perché io poi vado in letargo, cioè per me esiste solo l'estate come vita felice, bella, piena di emozioni, di cose stupende, poi il resto è noia. E detto questo, è stato appunto un insieme di cose che ha rinforzato il mio fisico e fatto in modo che insomma fosse più armonioso. Dopodiché il mio corpo continuava a cambiare, ad assumere quindi una conformazione sempre più femminile, fino a quando verso i 18-19 anni proprio ho, come posso dire, avuto una morfologia da donna, ma nemmeno 18, forse più 19-20. Adesso io sto per fare 22 anni e ancora il mio corpo sta cambiando. Questo per dirvi che chi fa lo sviluppo in ritardo cresce più in ritardo, e quindi sto anche crescendo ancora in altezza io, cosa che comunque una ragazza della mia età solitamente, che ha fatto lo sviluppo magari a 10 anni, si ferma a 17-18 anni, la crescita gli si ferma a 17-18 anni,
mentre a me ancora sta aumentando. Yeah! E quindi, insomma, appunto, è un insieme di cose che hanno cambiato il mio corpo. In più mi sono anche allenata con un mio amico, solo 2 mesi in realtà, a luglio e agosto di 2 estati fa. Ci allenavamo a casa così e mi ha fatto allenare tutto il corpo, quindi dorsali, addominali, pettorali, braccia, spalle, un po' di tutto, e sono cambiata in quel periodo perché io comunque ho un metabolismo molto veloce, mi alimento comunque bene, quindi non lo so, il mio corpo risponde bene agli stimoli, molto molto bene agli stimoli positivi, quindi ho iniziato subito a vedermi tipo le linee degli addominali dopo solo 2 mesi, una roba assurda, perché comunque magra sono magra, quindi insomma ho visto subito i risultati. Non so se quello anche ha contribuito a modificare il mio aspetto fisico per quanto riguarda i fianchi, fatto sta che adesso, come avete visto nella foto da copertina, ho dei fianchi normali. Però c'è una cosa da dire, ecco, non ho fatto alcun intervento chirurgico perché molti mi hanno detto: ma ti sei ritoccati i fianchi, non so che cosa volesse intendere, ti ritocchi i fianchi in foto, prima non erano così, qua la... No, sono i miei fianchi, lo potete vedere nei video a mare, ho questi fianchi come nella foto. Però c'è una cosa, io mi sono abituata, da quando ho tolto il busto, a tenere gli addominali abbastanza tesi, anche quando sto seduta in macchina, non sto proprio rilassata. Cioè ci devo pensare, devo dire, ma perché non sono rilassata? Mi rilasso. E allora mi rilasso, perché sennò sto sempre con gli addominali un po' in tensione. Non so perché, ma penso sia stato l'effetto di aver avuto il busto che mi ha praticamente fatto diventare una specie di mollusco, perché mi teneva in piedi lui e allora io non usavo i muscoli per far nulla, cioè io stavo così appoggiata al busto, non facevo veramente nulla, specialmente quando lo tenevo 24 ore su 24. E quindi questo per dire che da quando ho tolto il busto sto sempre con gli addominali in tensione e ho i fianchi normali, ma se dico Marina rilassati e rilasso gli addominali, i miei fianchi tornano storti, non come li avevo e come nella foto di copertina, quella appunto il prima, però sono comunque storti. Anche se appunto la mia conformazione normale, la mia situazione normale in cui tu mi vedi in spiaggia per esempio è con gli addominali tesi, quindi mi vedi i fianchi normali, però se mi rilasso appunto non lo sono, e adesso vi faccio vedere. Spero non vi scandalizziate, ma se mi vedeste a mare, cioè, sarebbe uguale. Comunque i miei fianchi sono così ora, non si vede molto, vabbè, sono anche gonfie per quel ciclo, però ok, i miei fianchi sono così, quindi se li vedete in realtà sono un po', questo era quello più largo, questo era quello più alto, però se sto rilassata, ecco, vedete che è stortissimo, questo è più dentro, questo è più fuori, io sono così rilassata. E appunto vedete che sono stortissima, cioè sono verso questo lato e niente. Quindi così io, diciamo, sto bene, però gli addominali in tensione, ma questa è la mia situazione naturale, cioè quotidiana, nel senso sto con gli addominali un po' in tensione, quindi sì. Ovviamente non si vede nulla se sono vestita, cioè anche se mi rilasso, guardate. Però vedete che è proprio, cioè sono storta, va verso questo lato il fianco e questo verso dentro. Però vabbè. Ragazzi, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e grazie per essere arrivati fino a qua. Ci vediamo presto, ciao!